E l'hanno fatto blu, così che tu lo possa usare come mascara blu. Però io non mi ci vedo. O appunto come primer, sopra ci metti quello nero. Oddio raga, mi è entrata mascara nell'occhio. Ora inizia a cremare, finisco sapete quando? Domani mattina. Io ho un problema comunque. Lacrimo veramente troppo. Cioè ci sono delle giornate in cui io inizio a lacrimare e non smetto. Finché non è sera. Comunque io ho messo la materia da non disturbare, quindi io non so minimamente chi mi sta scrivendo. Piove pure, vi giuro, devo andare in centro per forza perché devo comprarmi appunto sto cazzo di costume. E già che ci sono faccio dei resi di delle cose che ho comprato a Roma. E in realtà ho sbagliato solo le taglie perché ovviamente non le ho provati. E basta. Magari trovo qualcosa di carino da portare. Mi pulisco e penso che andrò proprio così. Ovviamente arrivo. Dovrebbero essere qua dentro i miei. E i miei, altre le robe. Dove sono? Eccoli. Eccoli qua, mamma mia, io sono comunque un casino. Salutami le Maldive. Ma magari andassi alle Maldive. Sinceramente. Per te lascio la strada. E non mi importa nada. Ma vale, maliziosa, maliziosa, ma di che? Ok. Ok. Questo lo chiudiamo, mettiamo tutto a posto perché poi mi servirà la valigia. Ma tu hai scelto tu. Qual è il tuo mascara preferito? È un po' tipo questo di Fenty Beauty. È uno dei miei prefe. Anche il Better Than Sex. Loro sono tipo delle costanti. Mi piacciono molto anche i mascheri di Godella Palma, cioè ora sto dando il primer, di solito uso anche quello rosso, lo usavo tantissimo. E basta. Vabbè, io mi sono finita di truccare, passiamo al volo ai capelli. Devo prendere la piastra. Ho tutto in valigia, tutto. Devo staccare il telefono, anzi non lo metto qua fuori. Ok, andrò con una tuta. Mi sono già, oddio, acchittata troppo per questa gita turistica in centro. Ora avrò dei capelli di merda, preparatevi, non spaventatevi. Voilà. Li aggiustiamo prima, togliamo questo shampoo secco. Le labbra non le trucchi. Io le labbra non le trucco quasi mai perché io ho le labbra carnose di mio. Quindi io quando le trucco divento
Quindi non le trucco quasi mai, cioè metto di solito i gloss, ecco, trasparenti, eccetera. Anche se ho le mie lip combo preferite, forse le trucco più in estate. Però dipende, cioè per la sera tipo le metto, però non sono una di quelle che esce il pomeriggio e si mette la matita labbra, non so come dirvi. Zero, zero di zero. E io adesso mi faccio la testa da piastra a testa in giù, ma visto che sono qua con voi in diretta, la farò normalmente. Ecco, questa è una cosa che odio adesso col cappuccio, fare la piastra. Quante volte a settimana lavi i capelli? Ma in realtà tutti i giorni, cioè. Ora, l'ho detto anche ieri, se non sbaglio, ho fatto la lavi ieri. Mi ricordo. Ora da quando sarà che ho fatto la tinta, anche se l'ho fatta senza ossigeno, senza ammoniaca, può essere. Comunque è più un bagno di colore, non so bene che cosa ho fatto, però è una di quelle tinte che si leva, ecco, dopo un tot di lavaggi. O il trattamento che ho fatto, comunque da quando sono andata dal parrucchiere che mi sono fatta le bangs, che mi sono fatta quel trattamento pazzesco col vapore e questo colore, i miei capelli si sporcano meno. Però la mia croce della vita, no vabbè, io sto impazzendo a fare la piastra con la felpa col cappuccio. La mia croce della vita sono i capelli grassi, cioè i miei capelli se tu li guardi si sporcano. Quindi io sto impazzendo. Quindi, cosa stavo dicendo? Li lavo praticamente ogni giorno. Cioè, se non è ogni giorno, è veramente ogni due. Ogni giorno, cioè, se io devo uscire o devo fare qualcosa, me li lavo. Però, tipo, oggi non ho fatto nulla, cioè, ho preso solo il treno, sono andata in centro per starci letteralmente mezz'ora, cioè, devo prendere le cose e andarmene. Piove pure. Non me li sono lavati, anche perché so che li voglio puliti per domani. Quindi li laverò o stasera o domani mattina. Però tipo, mo sono andata a Roma 2 giorni, su 2 giorni li ho lavati tutti e due. Cioè, ho fatto la doccia prima di partire per Roma e la mattina dopo mi sono rilavati i capelli. A Pasqua. Ok, questi capelli di merda. Spero che non mi veda nessuno in giro. Mettiamo le mie bellissime e pazzesche. Aspettate che. E pazzesche mollettine. Una e una, due che mi salvano quando ho queste bangs.